Il dolore inconsolabile di un papà che ha perso suo figlio da poche ore e che tra le lacrime chiede giustizia. Adel, 43 anni tunisino, abitonto da oltre 20 anni, ha perso suo figlio Alessandro, affetto da una tetraparesi spastica ieri pomeriggio in circostanze ancora poco chiare. La procura di Bari ha aperto un fascicolo e nelle prossime ore disporrà l'autopsia sul corpo senza vita di quello che Adel continua a ripetere, anzi ad urlare, il più bel dono che il Signore mi abbia fatto. Mangiando un po' di pastine. E un po' di pastina con quei spaghetti spissati sono, no? Allora è andato un po' di tra, in traversa. E quindi arrivando al pronto soccorso l'hanno preso in custodia loro, ma non sappiamo il resto dopo che cosa è successo. Il pronto soccorso di Butonto, non sappiamo il resto che cosa hanno fatto. L'hanno fatto la riminazione, l'hanno fatto l'elettroshock, l'hanno fatto. No, sull'elettroshock non l'hanno fatto di sicuro. L'hanno portato da, da Bitonto a San Paolo. Qui e qua, no? Allora l'ho detto, dottore, perché non hai aiutato il mio figliolo che potevi fare potevi fare che poteva salvarci? Ha detto solamente, quando è arrivato qua, ha detto eh, il cuore era fermo. Come fai a morire come un po' di, 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 di maccheroni uh, uh, spezzati, che sono pastine spezzati? Come si fa a morire? Perché l'hanno fatto mentre in mentre diceva io non potevo farlo perché era fermo il cuore? Perché qualcuno non l'ha fatto? Io aspetto sempre di giustizia da quanti è nato il bambino, perché l'hanno fregato dal primo giorno da quanti è nato. Da quanti è nato? È nato un giorno. La mancanza dell'ossigeno al cervelletto ha provocato dei paralisi cervicali. Adel, sua moglie Rosa e gli altri due figli vivono in un basso nel centro storico di Bitonto. Alle spalle una vita di disagi, di lavori saltuari, tra un cantiere e l'altro la ricerca affannosa di denaro per riuscire a curare Alessandro. Ho fatto le domande negli anni precedenti mentre che io stavo a lavorare, no? ho fatto le domande delle assenie di cura e le abbiamo sempre consegnate al comune di Bitonto. Dopo una periodo di 3-4 anni a distanza non abbiamo mai saputo niente, malgrado che veniva il funzionario del comune suggerisci di farci la domanda. Andai a reclamare, appena letto, è stato letto il sindaco Abaticchio, reclamando con questi di questi. Protocolli, siamo andati con tutta la famiglia, lui stesso l'ha chiamata. Questa signora funzionare di Gio, viene che c'è una famiglia che ha presentato di domande di assegni di cura e non c'è idea. Lo sai cosa ha risposto quella di Gio, signora. Questa famiglia non ha mai presentato domande. Adel si stringe tra le mani la fototessera di Alessandro sorridente, accanto a lui c'è la figlia che avrebbe portato il fratello in ospedale a Bitonto. Di qui la corsa affannosa ma inutile verso il San Paolo di Bari. Per fare capire qualche cosa a qualcuno. Forse serve domani a qualcun altro. Io potesso non posso soffrire più, o non posso avere quell'aiuto, ma qualcun altro deve, deve sapere questi fatti.